Vincenzo Nibali, Giro d'Onore. Allora, intanto cominciamo, che sei diventato papà per la seconda volta. Come va a casa? Si dorme? Tutto normale? È il primo mesetto abbastanza dura, però la bimba è veramente molto, molto brava, quindi alla fine tutto a posto. Una bella soddisfazione, beato tra le donne, tra l'altro. Sì, assolutamente. Sì. Senti Vincenzo, parliamo un attimo di un bilancio di quest'anno per il Cinismo Azzurro, chiaramente un momento duro dopo di te, voglio dire, non si trova ancora il campione, però ci sono tante giovani speranze e Andrea Baggioli, secondo al Giro di Lombardia, insomma ci ha fatto vedere delle belle cose. Cosa ne pensi partendo appunto da Andrea? Ma sì, no, Andrea veramente è andato molto bene questa stagione, ha raccolto diverse vittorie nell'ultimo Giro di Lombardia, ha fatto veramente vedere di che cosa è capace. Chiaramente sia un corridore come Baggioli, ma anche come Tiberi, che si è fatto vedere anche alla Vuelta, devono fare degli step successivi, crescere ancora e maturare, e poi magari trovarci un po' più avanti. Noi siamo stati abituati ad avere sempre avuto in Italia dei grandi campioni, e in questo momento stiamo soffrendo un po', però diciamo gli atleti non mancano, ci sono anche tante giovani promesse, è un momento dove siamo in basso, però ci può soltanto che risalire. Che risalire. Andrea tra l'altro cambierà squadra, quindi questa nuova squadra, voglio dire, andrà nel Trek, lascia la Sudalpix, può essere un incentivo, più un stimolo in più, anche avere anche più libertà? Ma non lo so, perché comunque la nuova Trek Lidl è una squadra veramente molto importante, forte, e ha posto tante nuove frecce al proprio arco, quindi bisognerà vedere effettivamente quanto spazio troverà anche per quanto riguarda le corse a tappe. Non nascondo che in passato comunque mi sono ritrovato anche con Baggioli a parlare per... Che gli hai detto? Tra di noi. Chiaramente era interessata anche la Q36.5, ecco. Diciamo così, è un giovane molto, molto interessante, molto notevole, davanti a sé ha tanta strada, e spero tanto che la Trek Lidl gli possa dare veramente questa buona chance, perché chiaramente ci sono dei corridori molto ma molto importanti in questo team, e quindi trovare anche lo spazio non è semplice. Hai nominato Tiberi, Antonio, uomo per i grandi giri, per i grandi corsa tappe, è ancora giovane, sta crescendo, lo conosci molto bene, anche tu siete amici tra l'altro, insomma, sì. E alla Vuelta ha finito una Vuelta in positivo, nel senso che è uscito anche bene nell'ultima settimana. Cosa ci dobbiamo aspettare da Antonio il prossimo anno il Giro d'Italia? Chiaramente Antonio lo conosco molto bene, è stato prima di tutto inizialmente un compagno di squadra, molto, molto umile, si è avvicinato a me quando lui veramente era ancora un ragazzino, è cresciuto nelle file della Trek anche lui gradualmente, ora si ritrova in Bahrain. Secondo me deve fare ancora un altro scatto di maturità anche a lui, fisicamente e anche mentalmente, per poi veramente arrivare a raggiungere qualche obiettivo molto più importante. Che però consiglio gli daresti? Le qualità ci sono. Che consiglio gli daresti? Ma io credo che si trova nella squadra giusta per poter crescere, ecco, in questo momento. È affiancato da dei corridori esperti anche per le corse a tappe come Franco Pellizzotti, come Roman Kreuziger, si è aggiunto anche Colbrelli, quindi un bel dream team, diciamo così, che possono dargli veramente grandi consigli, seguirlo attentamente e farlo crescere anche nel modo giusto. Poi c'è Damiano Caruso, insomma, che gli farà da chioccia. Beh sì, chiaramente lo... Non abbiamo pensato a lui, ma involontariamente, perché Damiano comunque ha affiancato sempre dei grandi capitani, quindi sicuramente potrebbe essere una spalla molto importante per la sua crescita. Senti, ultimissima domanda, hanno presentato il Giro d'Italia, hanno presentato il Tour de France, si parla ovviamente Pogacar, chissà, può fare il giro, magari la doppietta, secondo te cosa farà? Potrebbe far bene a provare il giro? Penso che Pogacar potrebbe concentrarsi esclusivamente sul giro e poi successivamente sul tour, tralasciando sicuramente qualcos'altro, però questa è una mia idea. Chiaro. Poi chiaramente cosa c'è nella testa di Gianetti, nell'organico della UAE e anche nella richiesta del team, questo noi non lo sappiamo, quindi non sappiamo se magari punterà anche a una prima parte di stagione. Ecco, potrebbe essere molto indicativo già capire come sarà la sua stagione se non lo vediamo nelle classiche del nord. Allora, magari potrebbe puntare direttamente al giro e poi proseguire verso il posto. Tra l'altro c'è Parigi 2024, ci sono le Olimpiadi, il giro per vincerlo e poi magari il tour per preparare
oppure è troppo presto? Sì, tu l'avevi fatto nel 16. Secondo me diventa una stagione lunghissima, fare il doppio appuntamento veramente molto forte e poi arrivare anche all'Olimpiadi è veramente molto difficile. Credo che il cammino migliore sia fare magari un tour per poi proseguire verso l'Olimpiadi, o fare un tour magari di secondo piano puntando poi all'Olimpiadi. Detta così stona, come è stonato al tempo quando l'ho fatto io, tante critiche, però idealmente è il filo logico più giusto. E si spengono le luci, comincia la festa, giro d'onore, è il caso di andare. Grazie. Andiamo. Vincenzo. Ciao. Ciao. Ciao.